C'era un proverbio di quelli stagionati, di vecchio conio, che diceva: chi cerca quello che non deve, trova quello che non vuole. Come capitò a una stracciona di schiava che non aveva portato mai scarpe ai piedi e voleva portare una corona in testa. Ma alla fine, per aver preso con l'inganno quello che toccava ad altri, finì in mezzo alla ruota dei calci. E quanto più era salita in alto, tanto maggiore fu la sua caduta, nel modo che segue. Perché hai scelto Lo Conte dei Conti di Basile come libro che in qualche modo rappresenta qualcosa di te? Raccontaci un po' questo incontro fatale fra te e Basile. Ma sai, non tanto fatale, nel senso che io credo sempre che non è l'uomo che cerca il libro, ma è il libro che cerca l'uomo, insomma, prima o poi lo trova. Ha molto a che vedere anche con quello che faccio. Devi risalire un po' ai primi anni Ottanta, quando l'azzeramento che le avanguardie avevano portato in arte richiedeva forse un'idea di guardare a delle radici. Negli anni 70 l'arte è dominata dalle correnti concettuali, dall'idea dell'opera come performance. Palladino, con la transavanguardia, innova la scena recuperando la pratica della pittura, del colore, della tradizione storica. Pittore, scultore, regista, scenografo, illustratore, incisore, si impone come una personalità originale e libera, raggiungendo grandissima fama internazionale. La sua arte è una porta mediterranea spalancata sul mondo. Improvvisamente avvengono dei fenomeni in Italia che guardano a una forma di cultura cosiddetta bassa. E allora a un certo momento Basile mi viene in mente come di qualcuno che abbia fatto un lavoro letterario su quello che era una fabulistica popolare. Sappiamo che fino ad allora le cosiddette fiabe o conti o favole erano di tradizione orale popolare. Certo. Lui pare che sia stato il primo a esporsi come autore e compositore di favole. Mercenario, poeta, amministratore di feudi, organizzatore di spettacoli di corte. La favola di Basile si consuma tra il 1566 e il 1632, nella Napoli spagnola, ricca, splendida, popolosa e violenta. Biancaneve, il gatto con gli stivali, la bella addormentata. Basile trasforma i loro racconti orali in capolavori scritti e li recita davanti a un selezionato pubblico di corte. Nobilita la voce del popolo, intrattiene e diverte i potenti, raccoglie tutta Napoli nelle sue fiabe e parte all'avventura, creando col Cunto dei Conti, pubblicato postumo nel 1632, uno dei libri italiani più letti al mondo. Un pittore che legge non legge da lettore, legge da rabdomante, cioè ci cerca i suoi pezzi di suggestione un po' ovunque. Basile è uno di quelli che forse più di tanti nel nostro territorio campano ha saputo leggere questa necessità dell'uomo di fantasticare, per poi è quella, no? È una forma di creatività quella, insomma. Ma tu la prima volta che hai incontrato il libro te lo ricordi? Ma io il libro lo conoscevo, come tutti sanno che esiste Omero piuttosto che l'Ulisse di Joyce. Ma non è che avessi avuto questa grande necessità o interesse prima di questo momento di
sviluppo del mio lavoro pittorico. Anche in Basile si può dire che c'è un prima e un dopo, nel senso che lui, da componimenti barocchi in lingua italiana, si rivolge per primo alle tradizioni della sua terra, e qui crea l'opera che poi ha fatto la grande differenza, cioè tutto quello che aveva lui costruito prima in realtà gli serve quasi come un bagaglio che trova la sua grande realizzazione nell'incontro con le sue radici più profonde. Esattamente questo, è una strana coincidenza storica. In fondo succede un po' la stessa cosa, perché stiamo parlando di fine Cinquecento. Curiosamente avviene probabilmente le stesse motivazioni avvengono per Gesualdo da Venosa, contemporaneo di Basile, famosissimo per i suoi madrigali, sì. Ancora più famoso per aver commesso un delitto d'onore. Quindi c'è questo dramma creativo di una ricerca artistica, come appunto in Basile, che deve trovare una formula espressiva, e questa formula espressiva in Basile avviene in questo modo, come in Gesualdo probabilmente poteva avvenire in una forma musicale che potrebbe essere l'annuncio del barocco. Raccontano che c'era una volta il re di Valle Pelosa che aveva una figlia chiamata Zozza, che non rideva mai. Per questo il povero padre faceva di tutto per toglierle la malinconia, al punto che, non sapendo che altro tentare, ordinò che si costruisse una grande fontana d'olio davanti alla porta del palazzo, con l'idea che schizzasse durante il passaggio della gente. Costruita allora questa fontana, e mentre Zozza stava alla finestra tanto seria che sembrava un sottaceto, capitò per caso una vecchia, che inzuppando una spugna nell'olio ne riempiva un vasetto che aveva portato con sé. E mentre tutta affaccendata si dava da fare col suo lavoretto, un certo diavoletto di paggio di corte lanciò un sasso con tanta precisione che, colpita l'oliera, la fece a pezzi. La vecchia si arrabbiò tanto che, perdendo la bussola della calma e scappando fuori dalla stalla della pazienza, alzato il sipario dell'apparato, fece vedere la scena boschereccia. E quando Zozza vide questo spettacolo, le venne tanto da ridere che stava per restarci secca. La vecchia, sentendosi beffata, diventò così rabbiosa che, voltata una faccia da far spavento verso Zozza, le disse: «Vai, che tu non possa mai vedere il bocciolo di marito se non avrai il principe di Camporotondo». Ma quando tu eri piccolo, te le raccontavano le favole? Favole che poi magari hai ritrovato in Basile? Beh, non si chiamavano favole, stranamente si chiamavano conti. Cioè, mia nonna diceva: «Nonna, mi racconti un conto?» «Come ti racconto un conto?» Quindi significa che mia nonna, insomma, a 400 anni di distanza da Basile, continuava a utilizzare inconsapevolmente questa definizione. E quindi la favola per i bambini del nord, per i bambini ricchi, per i bambini con l'albero di Natale. La favola, dici, cioè la differenza del conto. Per lui c'era il conto, cioè il conto che era sempre poi un racconto truculento, con gente che, orchi che si mangiavano i bambini, oppure streghe, fate in lotta tra di loro. Quindi c'era questo aspetto sempre un po' tenebroso. Anche per fare l'esempio della gatta Cenerentola, dalla quale poi, che è l'archetipo dal quale viene tratto Cenerentola. La gatta Cenerentola all'inizio, su consiglio della sua maestra, è un'assassina, perché uccide la sua prima matrigna cattiva spaccandole l'osso del collo con un coperchio di una cassapanca. E lei alla fine è la nostra eroina, cioè noi tifiamo per una donna, per una ragazzina che ha ucciso. Cioè si apriva una finestra sull'essere umano che era molto più sorprendente, poteva andare in un attimo in una direzione come in quella esattamente opposta. Ma certo, la favola hollywoodiana, disneyana, è una favola che ovviamente
così edulcorata e piena di superfici ben colorate e levigate. La favola campana soprattutto è una favola che si ciba di questi nutrimenti della terra. E poi c'è anche da dire che la paura viene esorcizzata con la paura, insomma. Ma tu questa paura hai provato a metterla, o sai, in qualche tua opera tu senti che hai messo una paura che aveva qualcosa di antico in te, legato al conto? Non tanto la paura, ma il senso del magico sì, anche perché credo che qualunque opera d'arte ha un senso del magico. Una musica di Bach ha un senso del magico, perché è costruita attraverso un meccanismo sì geometrico, però poi che dà vita a qualcosa di inafferrabile, quindi la bellezza è in quello, no? Sì. Ma vedi anche in Basile questa, direi, formula quasi alchemica, perché insomma l'arte ha un potere alchemico, trasforma le cose, no? Le parole, certo. I suoni, le immagini. Direi che forse a ricordare bene torna molto l'aspetto dell'alchimia. Quando lui fa trasformare la mortella in donna, è un processo alchemico continuo, no? Perché in realtà l'alchimia è quella cosa che trasforma una materia bruta in una materia preziosa. La tua è terra di magia. Pare che soprattutto questo paesino sia stato luogo di grandi sabba. Beh, è una storiella che è una storiella vera, mi racconta Oshana, il grande fotografo, che venne a fotografare questo mago di Patuli e parlando gli disse: ma insomma, mago, streghe ormai. Dice, no, c'è stato proprio settimana fa un sabba. Dice, però sa, non è più come una volta. Dice, ma perché era? No, c'erano solo 300 streghe, perché prima era molto di più. Vedi per esempio questo frammento, non ti ricorda queste bacheche napoletane con i pezzi dei santi, sì. Reliquie? C'è una forma di origine ispirata, anche se non meditata, insomma. Ecco, quest'altra è una cosa che forse ha un riferimento più diretto, perché sai che a Benevento c'era nell'antichità il culto di Iside. Sì, sì. Tuttora c'è una scultura di un bue di granito rosso fatto da, importato dall'Egitto, ed era per il tempio di Iside. Io avevo fatto un lavoro abbastanza anche pure questo un po'. C'è qualcosa di macabro, c'è sì, qualcosa. Però vedi, poi come dire, sublimata da questa forma che macabra non è. E vedi cos'è questa selva di sculture che sono più o meno nate in epoche diverse, però tutte assieme fanno pensare a una sorta di villaggio di strane apparizioni, soprattutto lui, no? Il monacello, insomma, no? Il diavoletto di Basile. Il diavoletto di Basile. Piccolo omino che si nasconde, che ti fa sparire le cose. È bizzarro, è curioso, è spiritato. Sì. E poi vedi. Ah, vedi, bello, bellissimo. È una sorta di. Perché il monacello pare che dovesse essere volto al muro per esorcizzarlo. C'era molto più magico nella vita di tutti i giorni. Ma forse. Sì, perché sai, le case erano poco illuminate, le ombre erano tante, la gente appunto andava a dormire presto, per cui era preda di sogni e incubi, quindi probabilmente. La Napoli spagnola nel 600 è la seconda città d'Europa. Uno straniero estordito dalla bellezza del golfo, dal profumo dei giardini, dal fascino delle rovine antiche. Eppure nel paradiso sente covare l'inferno. Alza lo sguardo e vede il Vesuvio eruttare nel 1631.
vive i tumulti causati dalla rivoluzione del 1647, sente il tanfo dei morti per le strade durante la peste del 1656 che dimezza la popolazione. Intorno a lui si prega San Gennaro, ci si appella ai morti, si consumano sabba e riti pagani. Poi torna il sole e la vita ricomincia. Quando si diceva di Napoli, no? Prima hai detto una frase bellissima, ma anche Caravaggio era venuto a cercare le sue ombre a Napoli. Caravaggio, beh, si sa, no? Che era già forse a Napoli, 1600, lui è morto nel 30, mi pare, Basile. E scappava, si sa che era scappato da Roma, sì, per il famoso omicidio, insomma. Ma arriva a Roma, arriva a Napoli e cambia la sua pittura. La sua pittura diventa densa di capacità di chiaroscuri forti. Ma probabilmente Napoli, per chi la conosce, tuttora ha queste luci e ombre violentissime. Immaginiamo in quell'epoca, dove veramente uscire dal portone era un'avventura. Tutto il mondo è un palcoscenico, afferma un personaggio shakespeariano. Nell'età nostra, mascherata, ogni cosa si mostra, risponde idealmente un personaggio di Basile. Il teatro domina la letteratura coi suoi grandi autori, Shakespeare, Calderon della Barca, Molière. Recitano i potenti per apparire sontuosi. Recitano i cortigiani per sopravvivere agli intrighi di corte. Mentre il popolino si diverte della sfrontatezza mordace delle maschere della commedia dell'arte, frutto del genio italico ormai sottomesso al dominio straniero. Altro punto, secondo me, che potremmo toccare, che mi interessa perché il parallelo fra Basile e un artista come te oggi, cioè la committenza. Certo. Il Locunto esiste grazie al fatto che c'è una committenza che lo sponsorizza e anche che poi è il suo pubblico, perché la corte è il suo pubblico, quindi attraverso una serie di paletti che si trovava a dover idealmente rispettare crea un'opera immortale. Quanto oggi la committenza è inesistente. È inesistente oggi. Non ci sono più grandi mecenati di un tempo che, o la Chiesa o anche dei grandi privati che commissionavano l'opera anche con dei paletti, no? Perché la Chiesa diceva l'angelo deve stare a sinistra con le ali, la Madonna. Caravaggio se ne fregava, metteva certo. I santi con i piedi sporchi in primo piano. E oggi probabilmente, ma diciamo che dall'Ottocento in poi si è persa questa dimensione, l'artista in fondo è anche più libero nella sua espressione. Però i paletti della committenza di un tempo erano forse necessari affinché l'artista li potesse trasgredire. Chi non li trasgrediva non è rimasto nella storia. Ma a te non è mai successo anche per un'opera pubblica che qualcuno ti commissionasse qualcosa che quei paletti si sono poi rivelati? Sempre. È sempre importante che ci siano questi confini ai quali, o perlomeno a un'idea del committente, chiamiamolo tale, che oggi potrebbe essere una piazza pubblica, poniamo, dentro i quali ti puoi muovere con una sorta di libertà e anche di questi ostacoli che però nella tua capacità di poterli scavalcare fai un lavoro che forse non avresti pensato di fare prima, insomma. La Mortella, secondo passatempo della prima giornata. Una contadina di Miano partorisce una mortella, un principe se ne innamora e questa diventa una bellissima fata. Lui va lontano, entrano nella camera del principe certe femmine cattive e gelose e quando toccano la mortella esce fuori la fata, l'ammazzano.
Il principe torna, trova questa rovina, vuole morire di dolore, ma ritrovata per strana vicenda la fata, fa morire una cortigiana e si prende la fata. La mortella con la fata che esce dalla pianta. Basile, dopo pranzo, si metteva a leggere un suo conto e diventava spettacolo. C'è sempre qualcosa che si rivitalizza in questa forma di rappresentazione, come se il teatro e l'arte abbiano sempre a che fare con la vita e col tornare alla vita in un modo più consapevole. Bastano quattro assi, un po' di scenario, delle semplici pennellate in nero, come abbiamo così giocato a fare, per ricreare questa magia, per cui il Kundo non è più tale, ma diventa un'altra cosa. L'arte è tale quando diventa un'altra cosa. Non c'è un'arte fissa, con una fissità sia storica che figurativa. L'arte è in continua trasformazione. Oggi noi leggiamo Caravaggio in modo sicuramente diverso e non ce ne frega niente del momento storico. In questo caso probabilmente il Kundo di Basile ci viene restituito in una forma che non è più quella originale, ma per fortuna diventa un'altra cosa. Io mi piacerebbe tanto che tu recitassi qualcosa sotto questo piccolo scenario. Ora poi capitò che, coricatosi una sera questo principe nel suo letto e spente le candele, appena tutto intorno fu quieto e tutti erano immersi nel primo sonno, il principe sentì un passo per la casa e qualcuno venire a tentoni verso il letto. Pensò o che fosse qualche valletto per togliergli la borsa o qualche folletto per strappargli le coperte di dosso, ma da uomo coraggioso non gli avrebbe messo paura neanche il diavolo brutto, fece la gatta morta, aspettando l'esito di questa faccenda. Ma quando sentì avvicinarsi la cosa e toccandosi accorse che era roba liscia, e mentre pensava di palpare spine d'istrice trovò una cosina più tenera e morbida della lana barbaresca, più pastosa e cedevole della coda di una martora, più delicata e lieve del piumaggio di un cardellino, si lanciò da qua a là e, pensando che fosse una fata, in effetti era così, si avvinghiò come un polipo e, facendo passerotto passerotto, giocarono a dove hai messo la pietruzza. Per questo, una notte che la bambola faceva la nanna, si legò una delle sue trecce al braccio perché non potesse svignarsela, chiamò un cameriere e, fatte accendere le candele, vide il fiore delle belle, la meraviglia delle femmine, lo specchio, una colomba splendente, una fata morgana, un gonfalone, una spiga d'oro, vide un rubacuori, un occhio di falcone, una luna piena, un gioiello vide alla fine, uno spettacolo da restare sbalorditi. O sonno, o dolce sonno, versa papaveri negli occhi di questo bel gioiello, non interrompere questo piacere di guardare quanto desidero questo trionfo di bellezza. O bella treccia che mi lega, o begli occhi che mi scaldano, o belle labbra che mi ristorano, o bel petto che mi consola. Quale India ha dato l'oro per forgiare questi capelli? Quale Etiopia l'avorio per fabbricare questa fronte? Quale Maremma i carboncini per tagliare questi occhi? Quale Tiro la porpora per tingere questa faccia? Quale Oriente le perle per tessere questi denti? E da quali montagne è stata presa la neve da spargere su questo petto? Neve contro natura che fa vivere i fiori e scalda i cuori.